Si sta parlando in questi giorni di una presunta fine amicizia tra Silvia Toffanini e Ilaria Blasi. C'entrerebbe Pier Silvio Berlusconi. Le due donne sono tra i volti più famosi del piccolo schermo Mediaset, ed entrambe hanno mosso insieme i primi passi nel mondo dello spettacolo. Dopo essersi conosciute nello studio televisivo di Passaparola, in cui facevano le letterine, sono diventate grandi amiche e questo loro legame è proseguito nel corso degli anni. In più occasioni, l'ex moglie di Francesco Tozzi è stata infatti ospite del talk show Verissimo di Toffanini e ha raccontato dettagli in più sulla propria vita lavorativa e privata. Proprio lì molti hanno sempre notato una certa sintonia tra di loro. Le indiscrezioni dicono però adesso che Ilaria e Silvia si sarebbero allontanate per un comportamento di Pier Silvio Berlusconi, che è ormai da anni il compagno di Toffanini. Cosa è successo tra Blasi e Silvia Toffanini e cosa c'entra Berlusconi? Ilaria Blasi e Silvia Toffanini si sono sempre mostrate grandi amiche, e il loro legame ha sempre appassionato migliaia di telespettatori. Le due ridevano insieme e trascorrevano anche molto tempo libero in reciproca compagnia, come del resto succede spesso tra amiche del cuore. Ultimamente, sta però facendo il giro del web un gossip che riguarda proprio la presunta fine del loro rapporto ventennale. Entrambe si sono incontrate per la prima volta durante il programma Passaparola a cui parteciparono da giovanissime all'inizio degli anni 2000. Da quel momento non si sono più separate, dimostrando spesso di provare l'una per l'altra un affetto smisurato. Andrea Dandolo, nella rubrica I buoni, i belli, i cattivi del settimanale Oggi, ha lanciato una nuova indiscrezione, che riguarda appunto un presunto allontanamento tra Silvia e Ilaria. In questa situazione c'entrerebbe proprio Pier Silvio Berlusconi. Lo storico compagno di Toffanini da circa 22 anni e attuale vicepresidente Mediaset. Il figlio del compianto ex premier ha infatti ridotto la presenza della Blasi dal piccolo schermo, dato che è stata sostituita nella conduzione dell'Isola dei Famosi, al cui timone c'è adesso Vladimir Luxuria. In compenso, Ilaria è però stata al volto di Battiti Live, che ha girato tutta Italia come succede in ogni estate. Si dice inoltre che non avrebbe affidato alla Blasi nemmeno la conduzione della Talpa, come era stato precedentemente pensato e che avrà invece come protagonista Diletta Leotta. Si dice quindi che tra Ilaria e Silvia ci sia stato un vero e proprio gelo, anche se le due dirette interessate non hanno ancora confermato né commentato questa voce. Nel frattempo, entrambe si stanno godendo le proprie vacanze estive prima dell'inizio della stagione televisiva, che porterà con sé numerose altre novità.